Buongiorno. 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 Buongiorno, sono Sara Ungarato. Prima parlava appunto dell'importanza degli obiettivi. Ecco, allora mi viene da chiedere se lei ad oggi ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati oppure c'è qualche altro obiettivo che non è riuscito a portare a termine e vorrebbe farlo? Allora, gli obiettivi, alcuni sono stati raggiunti, ma non ci sono mai obiettivi. C'è sempre qualcos'altro da fare, no? Cioè non bisogna fermarsi. Quindi sicuramente uno potrebbe pensare e dire, vabbè, sei arrivato all'apice della carriera universitaria, mettiti tranquillo. No, posso fare cose anche diverse, posso attivare anche degli hobby o darmi a insegnamenti che non conosco, imparare, come dicevo alla collega precedentemente, cose nuove, intraprendere nuove strade. Questo potrebbe essere utile per sentirsi vivi. Quindi non ponetevi, gli obiettivi dovete porveli, raggiungerli, ma poi per averne degli altri e continuare a superarli. Questo non perché è una corsa infinita, ma perché l'essere umano penso che sia fatto per questo, cioè non è costruito per andare da A a B, ma è costruito per andare A all'infinito, fino a che ne ha la forza e la voglia di farlo. E poi, come vi dicevo all'inizio, è una sfida con se stessi. Cioè ognuno di noi deve un pochino calibrare quello che è la corsa della sua vita su se stesso. Poi intervengono tante cose che possono limitare. L'importante è non perdere lo spirito, che non deve essere necessariamente concentrato tutto sulla professione, io sono l'ultimo che lo deve dire, perché l'ho concentrato molto, però anche su altri generi di iniziative. Quindi tutto ciò che conoscenza mantiene vivo l'essere umano. Ma avere proprio la curiosità, a volte anche di essere curioso di altre attività, di altre conoscenze, assolutamente. Tenersi sempre aperti.